una questione più che altro di necessaria suddivisione delle materie, no? In realtà oggi si è capito che il passato si sposa molto con il presente e che quindi forse se si ha modo di cercare nel passato certe risposte le possiamo trovare e le possiamo legare al presente. Quindi eccoci qua. E oggi, dal momento che si tratta della data del 20 e domani 21 di ottobre, siamo esattamente a 60 giorni da una data fatidica, quella del 21 dicembre del 2012, che viene comunemente indicata oggi, un po' da tutti, come la data scaramanticamente evocativa, no? Della cosiddetta profezia dei Maya, della fine del mondo. Premesso che ovviamente il mondo non finirà, e questo non c'è neanche bisogno di dirlo, però è importante e interessante che si parli di questa cosa, anche perché tutto sommato, diciamolo pure, c'è in aria un'atmosfera che è un misto fra l'apocalittico e anche così l'esoterico, no? Che comunque evoca la necessità, forse che avvertiamo un po' tutti, di una forma di rinnovamento di questo mondo che non sta probabilmente andando come si vorrebbe da parte di nessuno. Indubbiamente c'è una soddisfazione per le cose come vanno oggi. Quindi adesso, al di là di questo, questo nostro appuntamento prende lo spunto dal discorso della profezia dei Maya in maniera un po' provocatoria, no? È chiaro che lo sappiamo a priori che non ci sarà nessuna particolare apocalisse fra due mesi, però è importante che se ne parli, anche perché probabilmente quella data lì, e cioè il 21 dicembre del 2012, non costituisce in quanto tale una data spartiacque precisa, anche se qualcuno vorrebbe. Il tutto probabilmente si riferisce a un periodo, come normalmente in tutte queste cose si fa. Quindi siamo qui e diciamo iniziamo, anche grazie appunto alla Repubblica di San Marino che ci ha sempre ospitati e ci continua a ospitare, una carrellata diciamo nel passato che ci porta diciamo prima al discorso delle apocalissi di ieri in questa giornata, e poi domani toccherà le cosiddette apocalissi di domani, anche per così poter, non dico rispondere, ma almeno avere la pretesa di dire qualche cosa su quello che ci può in realtà essere dietro l'angolo in relazione a tutta questa cosa. Quindi io vi ringrazio per essere qui e darei senz'altro inizio a tutto, premettendo che il tema è quello che vi ho detto, ma naturalmente è chiaro che non tutte le relazioni verteranno prussianamente su questo argomento. Infatti, per esempio, questa mattina ci saranno argomenti anche di altro genere, come giusto che sia, anche perché nell'ambito della ricerca sulle origini perdute della civiltà e gli argomenti storico-archeologici le argomentazioni sono tante. Infatti stamattina si parlerà, diciamo, di vari argomenti, anche di per esempio della Grande Piramide, tanto per dire, che volendo ci potrebbe anche entrare. Ci sono persino delle profezie della Grande Piramide, se non va a guardare, anche se non verranno toccate in quanto tali. Bene, allora io darei inizio alle danze, come suol dirsi, e quindi ringraziandovi darei la parola al primo oratore, che è il dottor Massimo Barbetta, il quale è una vecchia conoscenza di San Marino, che praticamente è qui quasi tutti gli anni, e anzi credo che tu non ne abbia mancato neanche una, se non vado errato, forse una, sì, vabbè, niente di più. Ecco, il quale ci parlerà oggi di un discorso che attiene all'astronomia babilonese, anche perché questo discorso gli permetterà di arrivare a delle conclusioni molto stimolanti. Bene, signori, a voi Massimo Barbetta, prego. Volevo porre un ringraziamento prima di iniziare questa relazione a una persona con cui condividiamo un rapporto di amicizia e di collaborazione da diversi anni, che quando stavo studiando e arrovellandomi a cercare di capire qualcosa sul miliaco circolare di Dendina, mi ha dato dei suggerimenti, ed è Michele Mara. Devo molto a lui, è stato un rapporto di
riuscivo a capire qualche cosa, lui mi diceva: secondo me è più importante e molto opportuno verificare e tradurre i geroglifici degli zodiaci e delle cose astronomiche. E alla mia obiezione, che sostanzialmente non era facile, non era agevole, e lui con un solito tono burbero mi diceva: eppure quella è la via. Ed aveva ragione, perché sviluppando tutta una serie di approfondimenti, quella era la via. La foto diapositiva che vedete è una cosa che non c'entra molto apparentemente né con l'astronomia babilonese né con quella egizia, però esprime una serie di notizie, lo vediamo nella parte superiore che poi ingrandirò, che fanno trapelare qualche cosa su quelle che erano delle conoscenze molto antiche che si sono tramandate quasi a livello subliminare, che si sono apparentemente perse, che però hanno trovato dei suggerimenti e degli spunti anche dall'astronomia babilonese. È una stampa di tipo allegorica, massonica, alchemica. Noi vediamo appunto le due colonne Jay e Bay, con determinati simboli alchemici, che vediamo poi anche al centro. Ci sono nella parte superiore, dove c'è scritto Superius, i simboli dei cinque pianeti dell'epoca. Poi vediamo una fascia di stelle, in cui troviamo, te lo faccio vedere qui, qui abbiamo la costellazione dell'Ariete, qui abbiamo la costellazione del Toro e qui la costellazione dei Gemelli. Sono tre costellazioni zodiacali, le costellazioni noi sappiamo che sono 12, però c'è qualche cosa evidentemente che era reputato molto interessante, perché la scritta superiore che vediamo dice Esh Ma'in, che sono Esh a sinistra, Ma'in a destra, che sono due parole di origine ebraica, in cui quella di destra sicuramente vuol dire acqua, Ma'in. Quella di sinistra è stata interpretata come fuoco, perché Esh vuol dire fuoco, e rientra nell'eziologia del termine ebraico Shama'in, che vuol dire cieli, cieli al plurale. In realtà un'altra eziologia possibile è il termine Shamach, Shamach Ma'in, cioè acque alte, acque di sopra. E noi ci potremmo domandare: come mai qui c'è un andamento a volta celeste su cui ci sono superiormente questo aspetto a lacune che fanno pensare a qualche mondo d'acqua? E d'altro canto c'è le parole Esh e Ma'in. Evidentemente c'era qualche cosa che non è spiegato, che però ha lasciato dei segni nel mondo di oggi. Questa è una diapositiva di un sigillo babilonese in cui viene ritratta una scena dell'epica lotta tra Tiamat e Marduk. Tiamat è questo serpentone sottostante, Marduk gli sta sopra con le sue armi, e noi sappiamo come è andata a finire, perché ha vinto Marduk. Però non sappiamo che ci sono alcune definizioni prese a spunto da alcuni storici e da alcuni studiosi, sia dell'ambito egizio sia dell'ambito babilonese, che ci dicono delle cose interessanti. Ed ecco la prima: Kurt Sede, importante egittologo tedesco, ci dice Tiamat può essere identificato con il serpente egizio Khematef, guardiano dell'embrione BNNT, il Bent, che trasposto nell'uccello Bennu, cioè l'uccello che è stato trasposto nella letteratura comune come Fenice, è qualcosa che prende un seme di una creazione e lo trasporta per arrivare sulla terra in tempi. Questo era Anim del monte primordiale situato nelle acque del Nun, e poi vedremo quante volte nel corso della relazione troveremo riferimento a questo Nun, queste acque cosmiche che circondano la Terra, ma sono nel cielo, ma sono in un settore preciso del cielo. Vi prego di ricordare Ariete, Toro e Gemelli, che abbiamo visto nella diapositiva di qui sopra, che esisteva il Nun in uno stato di buio perpetuo. William King, che è un importante assiriologo, diceva: Marduk pose un guardiano alla porta dell'abisso affinché le azioni di Tiamat non fossero dimenticate, per controllare che le acque dell'abisso non scorressero, come ci fosse una specie di diga di porta. Egli misurò poi il cerchio delle acque primordiali. Questi concetti, che sono babilonesi, li troveremo molto anche nell'ambito egizio. Peter Jensen, importante studioso del mondo babilonese tedesco, riguardo al tema Marduk Enki, diceva: Marduk, dio della luce, vincitore di Tiamat, cioè dell'oceano, ha per simbolo un bovino. E questo non lo sapevamo, ed è qualcosa di interessante, con riferimento alla costellazione del Toro, in cui egli è entrato in primavera. Infatti il Toro è il simbolo del sole primaverile Marduk, che si estendeva fino al pesce di Ilia, pesce settentrionale. Alfredo Cataviani, che è un importante studioso di astronomia, logicamente italiano, ribadiva che Enki abitava nell'abisso da cui emergeva nelle sembianze di un capro dalla coda di pesce e dalla testa di Ariete, soprannominato Kusarippu, che in babilonese vuol dire appunto pesce Ariete.
Devin White, a proposito di Eki, Devin White è un autore recente che ha fatto un bellissimo compendio, chiaramente solo in inglese, si chiama Babilonia Star Lore, con una miniera di informazioni. Diceva: il signor Eki ha stabilito un santuario in mare, un santuario in cui il terreno è estremamente tortuoso e oltre la comprensione. La connotazione del santuario più sacro, quindi l'aforisma come sopra così sotto, non è solo una cosa egizia, ma è anche una cosa babilonese. Gli abbiamo detto, questa collocazione si affaccia in direzione della costellazione di Gis-Gigir, che corrisponde al nostro Auriga. L'Auriga per definizione è situato astronomicamente sopra il Toro. La collocazione della parte superiore è situata nella costellazione di Asgard 2, quadrato di Pegaso. Il quadrato di Pegaso è situato tra i due pesci. Giovanni Pettinato, importante assiriologo, studioso di mondo mesopotamico italiano, ribadiva: Enki era definito un seme del toro selvaggio, quindi il tema del toro, drago eccelso, che sta in Eridu, la prima città fondata dai babilonesi, la cui casa eccelsa è costruita sull'abisso, il famoso Abzu di cui abbiamo sentito parlare. E parliamo del dragone. Dragone era Tiamat. Robert Brown Jr., importante studioso inglese di astronomia babilonese, ci diceva: la costellazione della balena era Bis-Gal, il grande dragone in ricordo di Tiamat, ma anche di Kumar, l'oscuro, o Mul-Kumar. Mul è in generale un suffisso babilonese usato per identificare costellazioni o pianeti, comunque qualche cosa di celeste, la costellazione scura. Il serpente egizio, in questo caso Khemhotep, così come Kumar, si riferiva al gruppo di stelle che formavano l'influenza del drago, che si pensava si trovasse dietro la porta dell'abisso. Si può pensare che Khemhotep, posto a guardia di tutte le acque, come Tiamat, Leviathan, il mitico mostro o creatura creata da Yahweh insieme a Behemoth e Ziz, e Cetus, erano semplicemente un'espressione di Kemet. Cetus è il nome della costellazione della balena. Wallis Budge, importante e onnicomprensivo autore inglese di egittologia, diceva che Marduk si avvicinò e scrutò nel grembo utero di Tiamat, e gli egizi distinguevano una porzione di cielo con il nome di Khat-Mut. Lo vedremo molto diffusamente nel corso della ricerca. Abbiamo detto determinate cose su alcune costellazioni, vediamo la costellazione dell'Ariete. Sempre lo stesso Gavin White ci dice: l'Ariete zodiacale per i sumeri era Lu-2, Un-Ga-2, lavoratore prestato, bracciante agricolo, ma l'Ariete era mitologicamente connesso a Tummuzzi e Tammuzza, che sono due personaggi metà uomo, metà dio, collegati alla vita, collegati al tema della morte, della rinascita o quantomeno della risurrezione, tant'è vero che Tummuzzi e Tammuzza sono stati accostati anche a certi ambiti cristiani, e da Kingu, aiutante e servitore di Tiamat. Questo Kingu era il secondo marito, era il capo dell'esercito, ci dicono le leggende, ma dicono anche di qualcos'altro. E questo si è fatto interprete Biagio Russo molto opportunamente con un libro italiano su questo, perché ricordiamo che con il sangue di Kingu, ucciso per disobbedienza e tracotanza, fu creato l'uomo. L'uomo in babilonese, in sumero, si dice Lullu o Lulu con una L sola, che vuol dire mescolato, mescolando i geni di un indigeno, è stato fatto un'ingegneria genetica. Questo Lullu doveva aiutare gli Anunnaki che erano stufi di fare lavori pesanti. E allora, questa è una mia supposizione, tanto è vero che c'è doppio punto interrogativo. Questo Lullu, lavoratore prestato, lavorava per conto terzi, lavorava terra non sua, potrebbe essere una correlazione con l'Ariete? Potrebbe, come no. Un tema molto caro alle religioni, alle culture del mondo mesopotamico, ma anche egizio, è il tema del disco alato. Il disco alato è stato interpretato come il luogo e il punto in cui c'era la rappresentazione della divinità, del Dio stesso. Vediamo su in alto, il primo su in alto è di tipo egizio, quei due a metà, fatti a forma d'uccello, sono la raffigurazione del dio Ashur che veniva rappresentato dentro, e questo disco alato, a volte è solo un disco con delle ali, però a volte è proprio una forma di uccello, e vedremo poi nel mondo anche egizio di costellazioni antichissime, perse nella notte dei tempi, come c'è una costellazione che è un uccello. Successivamente, qui dove punto il mouse, questa è di origine persiana, come emblema dello zoroastrismo. Questa è di altra origine babilonese, con un fiore a 8 petali, e il tema del fiore a 8 petali, sia esso al loto, sia esso altri simboli, estremamente diffuso. E poi qui vediamo una raffigurazione egizia tratta da un frontone della tomba di Ramses III, dove vediamo come il disco alato assicura una specie di protezione, di benedizione al faraone stesso, perché in questa parte inferiore, che adesso
ingrandisco lievemente. Noi vediamo a sinistra, sotto un nome, la raffigurazione egizia, mettevano al centro il simbolo dell'Ankh, poi metteva il nome Sarah, il nome che aveva il faraone prima dell'incoronazione, dove leggiamo appunto Ramses. Poi nel lato destro, sotto questo quadrato giallo che abbiamo isolato, c'è la, diciamo, il nome che Ramses III ha assunto dopo l'incoronazione. Noi siamo abituati a vedere nomi tipo Nesutbitir dell'Alto e Basso Egitto, oppure Neptau, il signore delle due terre. In questo caso c'è una raffigurazione di Neter Nefer, buon Dio. Ma era un Dio il faraone? Per certi versi sì, era, diciamo, il vice di Dio. E non è un caso che qui sopra ci sia il simbolo del disco alato, perché proprio grazie a questo disco alato Ramses diventa re e diventa una specie di Dio, diciamo così, buono, minore rispetto a quello che è il Dio principale. Un'altra raffigurazione molto frequenti nel mondo babilonese sono degli antichi sigilli in cui c'è molto facilmente presente il simbolo che abbiamo visto in precedenza col simbolo delle Pleiadi. Le Pleiadi vengono rappresentate come queste sette pallini posti su due fili con una al centro, ed è molto frequente, ne troviamo molte di queste raffigurazioni, come vediamo. Cosa notiamo? Che c'è a destra delle Pleiadi, quasi sistematicamente, dico quasi, in realtà poi non è il quasi da eliminare, perché noi sappiamo che i sigilli babilonesi erano fatti da una specie di rocchetto tondo con una specie di manico, si prendeva una, diciamo, strisciolina di argilla morbido e questo sigillo veniva preso e fatto rotolare. Quindi dal punto in cui mi inserisco il sigillo e lo faccio rotolare viene poi il sigillo di terracotta che poi veniva fatto seccare. Quindi vediamo in questo caso la raffigurazione del disco alato è a destra delle Pleiadi. Qui addirittura è sotto. In questo caso è, le Pleiadi sono qui e il disco è lievemente in basso rispetto alle Pleiadi e a destra. E voi direte, vabbè, insomma, la raffigurazione non conta più di tanto. Vedremo invece che potrebbe contare questa cosa. Questa è un'altra raffigurazione in cui questo è proprio di origine sumera, mentre gli altri sono di tipo babilonese, cioè più tardi, in cui abbiamo sempre le Pleiadi a sinistra e il disco alato a destra. Qui voi direte invece che il disco alato è a sinistra, perché le Pleiadi sono qui e il disco alato è lì. Ma teniamo conto che dipendeva dal punto in cui inserivo e facevo rotolare il sigillo stesso. Tant'è vero che noi qui vediamo altre rappresentazioni, Pleiadi a sinistra e il disco alato a destra, Pleiadi a sinistra e il disco alato a destra. In questo caso abbiamo le Pleiadi a sinistra e il disco alato a destra in basso. E voi direte, ok, e quella di sotto come mai? Perché le Pleiadi sono qui e il disco alato è qui. In realtà, come vedete, queste due tipi di immagine in cui ho fatto questa specie di unione sono due stampe dello stesso sigillo madre. Quindi quello che in realtà qui è messo qui in realtà è probabilmente questo l'andamento originale, questo è solo una copia. Abbiamo parlato dagli studi precedenti che ci poteva essere una correlazione tra quello che dicevano gli antichi e certi tipi di correlazioni astronomiche. Abbiamo parlato che Marduk era il sole primaverile nel toro, Tiamat era la costellazione del dragone, Cetus, balena. Enkiea aveva delle raffigurazioni in cui diceva sì, c'aveva qualche cosa di vicino all'ariete, però aveva qualche cosa anche il pesce meridionale. Queste sono le Pleiadi e potremmo quasi dire, trasponendo quello il messaggio che ci viene dai sigilli sumeri, che il disco alato potrebbe essere in questa zona, in cui chiaramente qui dobbiamo anche considerare che a volte queste immagini venivano un pochino ruotate in questo modo a seconda delle proiezioni. Cioè il disco alato è situato, e questo rispecchia, a destra delle Pleiadi, lievemente in basso. Quindi i babilonesi mettevano il disco alato, il regno della divinità, in quel punto. Lasciamo il mondo babilonese e ci tuffiamo nel mondo egizio. Introduciamo un concetto molto importante, che è quello delle acque cosmiche, le acque cosmiche del Nun. Papino Karsberg diceva che è una regione oltre il cielo in totale oscurità, i suoi confini sono sconosciuti nelle quattro direzioni, non c'è luce per l'anima, il suo regno non è conosciuto nei quattro punti cardinali dagli dei e dagli spiriti, non esiste luce, buio e assenza di tutto.
Nel libro dei morti che cosa viene detto? Che cos'è questo luogo deserto in cui sono venuto? Non c'è acqua, non c'è aria, profondo senza limite, nero come la notte, più nera. Masha Claret ci dice che il Nun era costituito dalle acque primitive che circondano Marte ed esse erano poste oltre il cosmo ordinato che era stato plasmato dal Dio creatore. Quindi c'è una certa correlazione con una creazione lontanissima in un mondo lontano dalla Terra. Randall Clark, autentico Bibbia di riferimento nel suo mito e simbolo dell'antico Egitto, ci dice che l'essenza vitale Eka era stata portata da una fonte magica remotissima, l'isola del fuoco, la patria della luce inestinguibile al di là dei confini del mondo, dove erano nati o risuscitati gli dèi e dove essi erano stati mandati sulla terra. Sempre lo stesso Randall Clark dice: dal Nun è emerso un immenso bocciolo di un loto cosmico. Il loto ha significati di creazione, di nascita, o del trono primevo, come sopra, significati di creazione e rinascita, luminoso anche quando sorge, quando si schiude e sgorgono la luce del mondo ed il dolce profumo dell'aria del mattino. Il Dio creatore fu un circolo. Il termine geroglifico, adesso lo vedremo, è Shenu, sostituito a sua volta dal simbolo del luogo cosmico, conseguenza prodotto dal grande stabilizzatore, altro simbolo di nascita, di creazione dall'origine. Nei testi dei sarcofagi abbiamo un approfondimento sul tema dello Shenu. Fui colui che ebbe origine come un circolo, appunto Shenu, colui che dimorava nel suo uomo, altro simbolo di nascita. Fu colui che cominciò tutto, l'abitatore del Nun. Ma se nel Nun non c'era niente, come ci può essere qualcosa che è nato e che ha creato? Perché forse con il Nun si intendono anche altre cose. Ecco il tema dello Shenu, come vediamo, tratto dal Bagge del dizionario geroglifico, in cui si parla di un circuito, di un circolo, di una periferia, di rivoluzione di orbita, quindi un significato che unisce determinati andamenti a determinati andamenti di tipo astronomico puro. Altre cose sempre da sapere sul Nun. Queste sono considerazioni di Randall Clark personali, che esamina i testi e si fa le sue conclusioni. Dice: non si trattava di un mare perché il mare è una superficie, mentre le acque dilagavano tanto al di sopra quanto al di sotto. Il cosmo presenta una vasta cavità, una specie di bolla d'aria nello spazio illimitato, quindi le acque si incontreranno ovunque ai confini del conosciuto, al di sotto della terra ma anche al di sopra del cielo dall'estremità del mondo. Continua Wallis Budge, che ci conferma che il Nun è informe, scuro, della nerezza della notte più nera. Interessante questa affermazione di Mircea Eliade, che dice che le caratteristiche del Nun si accostano alla materia scura dell'universo, quindi spazio profondo. Erich Hornung, importante scrittore tedesco tradotto molto anche in inglese, che ha scritto molto di queste cose, ci conferma: le regioni interne del cosmo sono le acque, l'acqua primeva definita Nun, l'oscurità è la parte interna del cielo. Qualche testo che parla del Nun. Testi delle piramidi antichissimi, trovati nella quinta dinastia, ma sono sicuramente molto più antichi. Egli è giunto in modo da governare città, comandare insediamenti e dare ordine a coloro che si trovano nel Nun. Per un posto che è buio, lontano da tutte e da tutti, qui veniamo a scoprire che c'è una struttura di cose, di città, di persone che fanno la spola, che vanno avanti e indietro. Questa cosa è sicuramente interessante. Altra formula: altezza non penetrata, porta di Nun del cielo. Io, Re Unas, sono sciuca e in avanti da tu. O Nun, lascia che questa porta sia aperta per me. Altre formule: io fui generato in uno, parla del faraone stesso, che crea una specie di liaison, cioè di legame, di link molto forte tra lui e il Nun. E poi lo vedremo, perché c'è una diapositiva in cui io stigmatizzo molto che l'ambito egittologico standard, per fortuna non tutti, considera le vicende di quando si parla di teologia, di cosmologia, una cosa, e quando si parla di astronomia se ne considera un'altra. Sono due, per le fonti egittologiche, due barriere, diciamo, che non hanno contatti reciproci. In realtà non è così, e vedremo un'affermazione di Norman Lockyer, che è il padre dell'archeastronomia, che condivide in pieno questo aspetto. Quindi faraoni e Nun. Io fui generato in Nun prima che esistesse il cielo, prima che ci fosse la terra. Sono stato concepito nel Nun, sono stato nel Nun, sono venuto e ti ho portato il pane di coloro che ho trovato laggiù. Il re Merera è uno dei tre che hanno fatto il test delle piramidi stesse, è stato plasmato dal Nun alla sua mano sinistra quando era un bambino che non aveva conoscenze. Questo tema del bambino, del principe, di colui che non è ancora re ma lo diventerà, è qualcosa di cui troveremo traccia più avanti. Come era fatto? Come lo rappresentavano gli egizi di Nun? Lo rappresentavano spesso con questa stampa allegorica, in cui vediamo nella parte bassa, quello che si vede a mezzo busto che regge la barca, è il Nun stesso. L'iscrizione, poi lo vedremo successivamente, ci specifica anche che grazie alla sua forza regge tutti quanti.
Poi abbiamo una barca, vi prego di notare la prua di questa barca, è una prua alta, adatta per navigazioni di mare e non di fiume, in cui ci sono tutti gli dei. Al centro troviamo lo scarabeo, il dio Keper, e sopra le sue zampette abbiamo il disco alato, probabilmente il disco del sole. Sopra abbiamo due figurette capovolte che sembra che lo porgano o lo ricevano, a seconda delle interpretazioni. Ormond dice che lo danno, non è detto che sia necessariamente così. Se noi ingrandiamo questa immagine, vediamo qualche cosa di interessante, quello che c'è scritto nel quadrato rosso. Nel quadrato rosso abbiamo dei geroglifici, dice, noi non li capiamo i geroglifici, allora ve li spiego io. Questa parte, allora, per definizione, un qualche cosa che è assunto per postulato quasi, è che il senso di scrittura dei geroglifici, quando inizia a scrivere in un modo, a meno che non siano raffigurazioni, ma quando un testo inizia a scrivere in un modo, sia esso da destra a sinistra, è la media di coloro che scrivono i testi di ambito religioso o di ambito cosmologico, è sempre da destra, le eccezioni sono poche. Poi lo posso scrivere anche da sinistra, ma quando inizio a scrivere in una direzione, proseguo in quella direzione. Qui invece troviamo qualche cosa di strano. Il testo di questa frase, di tutte queste colonne verticali che abbiamo visto in precedenza, è da destra verso sinistra, ed è chiaro perché si tratta di un testo a sviluppo religioso. All'interno di questo quadrato noi vediamo queste figure. Questo è un geroglifico che esprime il dio Osiride. Poi qui abbiamo lo Shen, Shenu, il cerchio, questo è il simbolo di F, che vuol dire suo, pronome personale, e questo è un emblema del Duat. Dice, vabbè, e allora che c'è di strano? Il problema è che questi due simboli, cioè principalmente questo, però siccome questo, il simbolo della F, del pronome personale suo, è strettamente associato al termine che precede, noi possiamo dire che Osiride è scritto giustamente secondo il senso di progressione da destra a sinistra, ma questi due altri simboli no, sono scritti da sinistra verso destra, e questo è qualche cosa che apparentemente non ci spieghiamo. Potrebbe essere una casualità. Questa è un'altra raffigurazione del Nun, un pochino più completa, più ricca di quella di prima, perché prima era un papiro, qui invece è un'iscrizione a muro. Stessa raffigurazione, raffigurazione del Nun, regge tutta la barca, stessa cosa. Arriviamo in questo punto, qui vediamo che l'immagine è capovolta, e l'abbiamo visto anche prima che era capovolta, ma ci sono dei geroglifici che sono capovolti. E allora noi cosa facciamo? Per andare a capire meglio questa cosa, capovolgiamo noi il testo. Sicuramente gli egiziani avevano qualche problema perché dovevano mettere la testa in giù, però concettualmente per noi è più agevole perché giriamo la figura. E vediamo una serie di altre figure stesse. Questa qui è la dea Nut. Questa, la dea del cielo. Incontriamo una serie di geroglifici, quelli nel riquadro rosso si leggono da sinistra verso destra, gli altri da destra verso sinistra. E dici, caspita, ma era già successo prima. Poi guardiamo dentro questa figura qui, questa figura incurvata ad arco, in cui vediamo di nuovo altri geroglifici, di cui quelli rossi si leggono da sinistra a destra e gli altri si leggono da destra a sinistra. E cominciamo a dire, ma che cose strane queste, perché di solito non si trovano questo tipo. Il tema di un viaggio, di uno spostamento, di un qualche cosa che è correlato a qualcosa che non c'era sulla Terra e che è stato portato da altrove, abbiamo in questa raffigurazione antica, in cui vediamo sul lato destro una barca, notare la prua, una prua alta della barca, su cui vediamo tre figure, che sarebbero Eka, il dio della nascita, Maat, la dea dell'armonia, e il dio Ra, in questo insieme di pallini che noi vediamo qui, che non c'è dall'altra parte. Notare che questa raffigurazione, questo per terra, è il dio della terra, il dio Keb, sopra abbiamo il dio Shu, quello che alza al cielo l'atmosfera, e questa qui sopra è la dea del cielo, la dea della volta celeste. Sul lato sinistro, sul lato destro, abbiamo quest'altra figura, dalla prua bassa, incastonata in quella che gli egittologi chiamano una specie di zattera, che si appoggia su una struttura che viene identificata come il Duat. Noi vediamo che c'è una certa differenza, però quello che ci aspetteremo, ed è quello che vediamo in altri documenti egizi, è che in realtà siamo al di fuori della volta celeste, perché di solito, ecco come viene rappresentato l'andamento standard del decorso del Sole. Questo è un tratto da uno zodiaco di Hermontis, in cui vediamo il dio Sole che viene partorito qui,
dall'utero della Dea del Cielo, della Dea Nut. Qui ci sono delle costellazioni, il Toro, Orione e lo Scorpione, e qui vediamo invece il disco solare che viene inghiottito alla fine della giornata dalla Dea Nut. Quindi fa tutto un decorso, passa attraverso il corpo, questo è il giorno, questo è la notte, decorre dentro la Dea Nut, mentre prima abbiamo visto delle immagini al di fuori della Dea Nut, per essere risistemato alla fine di ogni giornata successiva. Questo è un altro papiro dove vediamo al posto di Shu, quello che reggeva il dio dell'atmosfera, vediamo la raffigurazione della barca solare del dio Ra, addirittura sempre dentro, all'interno della volta celeste come ci saremmo aspettati. E quell'immagine precedente? Questo è un termine, Kebu, che esplica un certo tipo di termine non proprio comune usato nell'ambito egizio, che parlavano di Pet, cielo, intendendo volta celeste, ma un cielo basso, il cielo dello spazio profondo, lo identificavano con questo termine, che identificava come appunto watery mass of heaven, cioè la massa acquatica del cielo, l'abisso celeste. Quindi loro erano a consapevolezza che c'era un cielo basso sopra la terra e un cielo molto più lontano in cui c'era una forte componente acquatica. Altro termine, infatti vediamo the sky heaven, il cielo, in cui troviamo dei simboli che molto più avanti nella relazione troveremo. C'è qualcosa di abbastanza interessante, perché noi vediamo questo è il simbolo di città, insediamento, che noi troviamo abbinato a questo simbolo delle acque cosmiche. Ma qui c'è ancora di più, perché c'è l'identificazione di Kaset, paese straniero. E dice, ma non capiamo come mai nel Kebu ci sia un'indicazione di questo tipo di insediamenti, di qualche cosa di umano fuori dalla Terra. Qui mi piace, vabbè, la parte superiore della frase si riferiva al concetto che l'aldilà, che molto spesso viene messo sottoterra, Santillana e Foerta Fodegen nel loro volume di Amedeo dicevano tutt'altro, non senza un certo tipo di tono ironico. L'affermazione che mi interessa è quella di Norman Lockyer. Anche un osservatore esterno come me fu subito ovvio che la mitologia egizia, la mitologia egizia era profondamente immersa nell'astronomia, cioè non è teologia ed astronomia, è un tutt'uno, due facce della stessa medaglia. Questo è il signor Wallis Budger, autore di infinite pubblicazioni, che diceva nel suo Leggenda babilonese della creazione, dice, gli egizi distinguevano una porzione di cieli con il nome di Ket Nut, il grembo di Nut. Due disegni di ciò sono esistenti. L'uno mostra un oggetto ovale con degli steli sul bordo, il secondo un oggetto una forma mepiera con un dio al suo interno. Ecco l'oggetto con le stelle sul bordo ed ecco la pera con il dio al suo interno. Le immagini sono prese da un lavoro di questo signore qui, che è Karl Heinrich Brugge. E Michele Malla mi diceva che non è un autore molto ben stimato dall'ambito egittologico, perché fa spesso delle confusioni, delle trascrizioni di simboli geroglifici rari che lui converte e interpreta in simboli geroglifici più comuni. Dove l'ha preso con le immagini Wallis Budger? Da questo testo tratto dall'Astronomische Schriften, cioè iscrizioni astronomiche, che è la prima parte del suo immenso Thesaurus Iscriptionum Hieroglyphicarum. Noi vediamo queste immagini, qui vediamo questa numerazione che vediamo qui messa da lui, in cui lui fa una specie di sinossi, di riassunto generale di quello che è l'assetto dei decani, cioè dei settori di cielo parallelo, a volte di 10 gradi, a volte di più perché erano 36, dandogli delle connotazioni ben precise che vediamo nella parte bassa. Ed ecco che in questo punto, adesso lo vediamo su immagini ingrandite, vediamo l'immagine precedente. Questi simboli, che viene identificato come Kent, sono delle immagini che sono tratte tutte dalle tombe ramessidi. Sono tre, inutile che vi stia a dire, questo è Kent Eru, questo è Erhib Kent e questo è Kent Eru. Dice, quando non lo sappiamo non è che ci cambia la vita, però sono cose importanti dai fini del discorso che faremo. Questo è il termine Kod, e noi vediamo che l'immagine con queste stelle che descrivono questa specie di ellisse con uno operco sono situate come registro, come riferimento a qualche cosa che è situato a questo cod. Cosa vuol dire cod? Vuol dire svariate cose, vuol dire circolo, vuol dire circonferenza, come lo chenou, vuol dire anche modello, vuol dire forma, si ricordava che poteva anche essere simile ai me babilonesi, cioè i modelli di costruzione dell'universo, ma vuol dire anche creatore, e per definizione il creatore, colui che plasma, si riferisce al dio Khnum, il dio che aveva costruito e plasmato l'umanità. Questo è il termine Saur Kod, cioè i due figli di Kod, dove vediamo, poi vedremo delle altre situazioni molto interessanti.
raffigurazione della parte bassa dell'immagine che abbiamo visto in precedenza, dove vediamo il raffigurazione di questa immagine successiva con questo tema, con una ellisse centrale fatta a punta con delle stelle al suo interno, e quest'altra immagine dove vediamo questo simbolo che vuol dire cat, che vuol dire utero, grembo, creazione. Guardando bene il testo di Brooks, noi abbiamo l'idea che ci sia il Nun sia perso nello spazio profondo, in una specie di globo che circonda tutta la Terra. Non è così. Gli egiziani avevano sì una descrizione del Nun riferito a quelle costellazioni che abbiamo visto in precisione, ma certe cose riferite alla nascita e alla creazione le correlavano solo in questi due punti specifici, con una valenza e con un aspetto molto preciso che poi vedremo. In ambito astronomico, ecco cosa vuol dire il termine cat: dice massa umida, wet mass, in contrapposizione alla massa secca. Questa è un'altra variante di come il termine cat possa essere usato in senso astronomico. Questo è il simbolo di Pet, e dice grembo del cielo, una parte del cielo molto piena di stelle. Quando poi lo abbiniamo al termine Nun, il vuoto, il buio, per definizione dove non c'è niente, abbiamo un po' da pensare, perché come fa a esserci una grande quantità di stelle dove non c'è niente, o quantomeno dove non si vede niente. Una raffigurazione che è stata fatta dallo stesso Brooks, che prende per esempio questo tema, dove poggio qui il mouse, dove c'è il tema di Kod, questo simbolo abbinato all'uovo. Uovo, ben inteso, Sukht, non ha una valenza fonetica. La sbarretta verticale situata a fianco di Sukht vuol dire che si tratta proprio di un uovo, è un uovo connesso con il creatore, è l'uovo della creazione. Tant'è vero che loro infatti lo chiamavano Siket, che è la contrazione in ambito tolemaico da Sukht Kod. Quindi noi abbiamo qualche traccia che qualche cosa anche a livello fonetico in ambito egizio è rimasto. Concentriamoci adesso su alcuni aspetti delle tombe dei faraoni di Ramessidi della ventesima dinastia. In realtà i faraoni Ramessidi, lo diceva Diodoro Siculo, non sono stati dei faraoni molto importanti dal punto di vista storico, anzi sono stati abbastanza negletti, però hanno avuto il merito, e questo è riconosciuto dagli egittologi, che dicono che quadri molto precisi a livello di cielo siano stati descritti proprio dai faraoni Ramessidi. E questo è una, diciamo, un aspetto che troviamo dalla tomba del faraone Ramses VI. Noi vediamo quelle immagini precedenti, qui Kent e Rib, Her, Rib, Kent e Kent, Geru, sempre con queste immagini, con questa specie di anfora da cui esce dell'acqua. Abbiamo poi il tema di Kod. Voi dite, vediamo, in realtà come vedete l'immagine è abbastanza brasa, però purtroppo su quello dobbiamo lavorare, perché queste tombe sono state aperte, hanno preso dell'aria e si sono scostate, non abbiamo più la possibilità di avere la compenetrazione di come era prima, se non in rari esempi. Ci dobbiamo servire del lavoro fatto anche dagli egittologi. Noi abbiamo poi qui Kod, Sau e Kod, e questo sono Kau. Kau sono le Pleiadi, la stella della migliaia. Qui abbiamo il simbolo e qui abbiamo due sbarratine verticali che ci servono per capire determinate cose. Poi qui abbiamo la famosa stella, gruppo di ellisse, formazione a pera, a goccia, a uovo, forse anche a occhio, che è situata nella parte bassa, occupa l'andamento di tre decani, e qui troviamo poi la definizione che adesso vi farò vedere in grandezza. In questo punto vediamo quella raffigurazione di questa persona qui, che è inginocchiata e piene le mani in questo modo. Abbiamo poi un'altra raffigurazione qui di un geroglifico. Questo geroglifico è il geroglifico del trono, che però presenta una anormalità. E qui abbiamo un'altra raffigurazione che adesso andremo a vedere. Ecco quali sono, ve l'ho messe scritte bene, si fa per dire perché è sempre geroglifico, tra questo tipo di immagine, che è la dizione geroglifica che spiega questo tipo di immagine, e ci leggiamo Kat, utero, creazione, Nut, la dea del cielo, della volta del cielo visibile, in Nut, in Nun, cioè, che sarebbe le acque cosmiche. A questo punto vediamo poi quest'altro tipo di immagine nell'altro riquadro rosso, dove vediamo quest'altra dizione, Kat, che è uguale a questo, utero, creazione, formazione, questa volta compare prima il Nun, le acque cosmiche. Abbiamo poi quest'altro N separata dalle altre, che vuol dire complemento di specificazione appartenenti a, diceva l'Alan Gardiner sulla Grammar Egyptian, e qui di nuovo il termine Nut. Bene, qui dice, ne sappiamo qualche cosa, però c'è qualcosa di strano che riguarda la figura inginocchiata in questa posizione. Chi è?
Noi vediamo qui che c'è una specie di cartiglio, però che cosa è di rilevante in questo andamento? Di rilevante c'è che il senso di lettura e di scrittura dei geroglifici procede dalla vostra destra alla vostra sinistra. Il faraone volta le spalle a questo, e questo è molto strano, apparentemente sacrilego, perché vediamo nella parte alta, che per esempio ne vediamo qui, è un dio accovacciato, ogni dio, ogni decano, cioè ognuna di queste fascette verticali, aveva un dio che lo governava. Lui si mette con le spalle al senso di lettura. Sarebbe come per un cristiano, attualmente, entrare in chiesa di schiena. Cose assolutamente inverosimili. E qui si tratta di spiegare che cosa, perché fa così. Noi vediamo che qui c'è questa frase che abbiamo visto. Sembra quasi, è una possibilità di interpretazione, che l'unica spiegazione plausibile perché lui volti le spalle è che perché questa cosa per lui riveste un'importanza mostruosa, tale da superare la normale senso di abbassamento e di riconoscimento dell'autorità dell'ambito astronomico, loro erano molto devi della religione. Chi è questo? Abbiamo visto il faraone stesso, proveniente sempre dalla sua tomba, è col suo cartiglio che io ho intenzionalmente rovesciato girando le immagini per farvi vedere le corrispondenze. Nella stessa sala, dalla parte opposta, vediamo un'altra immagine di questo tipo, dove vediamo qui in alto i soliti cartigli che questa volta sono molto raggruppati, diciamo, l'andamento delle Pleiadi con questo simbolo migliaia, i due e i tre sbarrette verticali, indice del numerale. Qui addirittura viene fatto di più, viene ancora più nobilitato tutta l'estensione del lume, non solo quei due posti, perché qui il faraone viene di nuovo posto sempre rivolgendo le spalle al senso di lettura dei geroglifici in questa posizione, e ne troviamo un altro anche in questa, addirittura oltre Orione. E noi ricordiamo che il Nun, da quella stampa che ho fatto vedere all'inizio, partiva dai gemelli, ambito astrologico di riferimento di Orione, e si concludeva quasi ai pesci. Infatti questo andamento è proprio un decano appartenente ai pesci. Voi dite, non si capisce niente, adesso farò vedere le correlazioni, perché qui stiamo vedendo solo dei pezzi di geroglifici di sbarrette verticali, poi bisogna abbinarli all'ambito astronomico che noi conosciamo. Ci trasferiamo. Questa è una raffigurazione di quell'immagine che abbiamo visto in precedenza, dove c'è di nuovo quella locuzione. Serve da dire qualche cosa, per brevità non lo faccio. Finalmente abbiamo la possibilità di vedere un'immagine più accettabile, più comprensibile. Abbiamo le trascrizioni, diciamo, fatte dagli egittologi. Quando l'immagine del testo è un pochino rovinata, un pochino brasa, ma si riesce ancora a individuare cosa c'è sottostante, mettono queste sbarrette trasversali. E noi vediamo nel riquadro rosso un qualche cosa che è riferito alla persona precedente, sempre con le mani in funzione di adorazione, e troviamo un cartiglio in cui troviamo scritto R6 col numerale romano, Ramses VI. Quindi è stato compreso che quell'immagine è il faraone che pone se stesso in una piccola porzione di ciclo, girando le spalle al senso di lettura dei geroglifici base. Troviamo altre immagini di questo tipo? Sì, sempre nella tomba di Ramses VI, veramente una miniera di informazioni, troviamo questo tipo di immagine. L'immagine è rovinata, adesso ve ne farò vedere una più schematica, molto più chiara. Cosa notiamo? Notiamo che innanzitutto sembra un'immagine in negativo rispetto alla precedente, perché mentre prima le immagini erano nere con delle righe bianche, qui ci abbiamo il contrario, cioè l'immagine è intonacata in bianco e le righe sono fatte nere. Abbiamo questa grossa immagine, questo faraone assolutamente megalomane, che si fa ritrarre in questo modo gigantesco. Da notare che sempre guardando l'andamento di scrittura dei geroglifici da destra verso sinistra, il faraone gli continua a rivolgere le spalle, è proprio recidivo in un certo modo. Perché? Perché tutto poi ha un senso e una spiegazione. Vediamo all'interno di questi riquadri rossi le immagini che adesso vedremo molto meglio, unite da questa specie di linea che ho creato. Questa immagine, questa cosa che sembra riprendere il tema dell'uovo, della pera, della goccia, è qualche cosa che è gigantesca, è grande ed è fatta tutta nera.
immagine che ci capiamo meglio, è uno schizzo fatto nel 1951, ripreso da Neugebauer e Parker, che sono i principali autori dei testi che sono attualmente il pacemaker di quello che è lo studio di astronomia egizia, che hanno ripreso questo tipo di immagine, cioè la stessa immagine di prima, molto più chiara. Quindi vediamo in questo riquadro la leggenda che abbiamo visto prima, Ket, Nut, Nun, e in questo punto Ket, Nun e Nut. Sembra la stessa cosa? Sì, perché in un caso i simboli sono quasi tutti gli stessi. In realtà c'è qualche cosa di diverso, perché in base a delle analisi fatte dai Neugebauer e Parker diciamo che questo è il decano delle Pleiadi e questo è il decano di Cino. E il faraone cosa fa? Sempre con le mani, in questo modo molto grande. Noi vediamo che questo tipo di immagine è stata intenzionalmente, vediamo in questo punto, il Dio è stato spostato e messo un pochino verso l'alto, e questo Dio all'interno, che era ripreso il testo base che ha servito da modello per l'immagine del tedesco di Brusch, è situato qui al centro. Ma altre immagini di questo tipo lo troviamo da queste, purtroppo sono molto brutte, questa è la tomba di Ramses VII, faraone che è vissuto molto poco, hanno fatto in fretta per finire la tomba e l'hanno decorata un po' di fretta. Però troviamo di nuovo dei simboli, vediamo di nuovo in questo ambito del quadrati rossi, di nuovo i Ket, quello di nuovo la simbolo dell'immagine con stella a goccia. Poi vediamo dentro il quadrato verde, abbiamo di nuovo un'immagine antropomorfa con un cartiglio e un qualche cosa qui che fa pensare di nuovo al simbolo di Ket. Qui possiamo intravedere una sbarretta verticale, il simbolo della T e la N. Sembrerebbe rovesciata, non abbiamo altri indizi per poter dire di più. Altro tipo di immagine proveniente dalla tomba di Ramses VII, anche qui molto rovinata, facciamo quello che possiamo, individuiamo un senso di lettura dei geroglifici da questi uccelli che fanno identificare un senso di lettura da destra verso sinistra. Qui c'è l'immagine di un'altra figuretta antropomorfa, sempre faraone, addirittura con le mani così, con il suo simbolo Neptau, il signore delle due terre, e il suo cartiglio. Nel riquadro rosso vediamo qualcosa, vediamo il simbolo di Kat, e però c'è qualcosa che non va, perché il simbolo di Kat, procedendo da destra verso sinistra, la parte rotonda, questa qui, dovrebbe avercela qui, e invece ce l'ha di là. Quindi vuol dire che in questa immagine si legge da sinistra verso destra, e l'abbiamo già visto parlando del Nun, quindi qualche cosa di strano in questo senso. Questo è la Bibbia, Neugebauer e Parker, che ci confermano che in Ramses VII, parlando di Kent Geru, che loro scrivono in questo modo per la traslitterazione geroglifica convenzionale, sotto la tomba di Ramses VI, sottolineato in rosso, ci sono due stelle preservate sopra il re che adora. L'hanno visto che è un re. Peccato che poi nessuno ha mai approfondito il problema del perché venga messo il faraone in un sottile strato di cielo e basta. Qualcosa di estremamente interessante lo troviamo nella tomba di Ramses IX. Per fortuna qui qualcosa è un po' meglio conservato. Metto per la descrizione sul lato sinistro senso di lettura dei geroglifici. Abbiamo detto che in generale quando si parla di argomento teologico, astronomico, il senso di lettura è da destra verso sinistra. C'è qualche eccezione ed eccola qui, tomba di Ramses IX. Il senso di lettura generale dei geroglifici procede da sinistra verso destra e ce ne accorgiamo dall'andamento di queste figure qui. Queste, di Horus, e questo sono le divinità. Vediamo di nuovo questo emblema, con l'andamento della stella a goccia, con la stella al suo interno, e vediamo che i riquadri rossi sono riquadri che si contrappongono a quello blu. Qui abbiamo qualcosa di veramente sbalorditivo, perché se guardiamo bene, chiaramente non sono proprio uguali, perché non è che avevano la copia conforme, dovevano dipingere queste cose, ma questa immagine è il decano Kent Geru sotto quello che riguarda Kent, ed è quello blu, quello giusto. Quello rosso vuol dire sempre Kent Geru scritto da sinistra verso destra, mentre quello blu, in conformità alla leggenda che abbiamo visto, senso di lettura dei geroglifici, è scritto da destra verso sinistra. Quindi ne abbiamo due, uno messo così e uno messo così. Io non entro nel merito di capire il perché di questo. Questo riguarda tutta un'altra serie di delucidazioni che non è mio compito, non è questo il momento.
però il problema sussiste, anche perché questo tipo di frase in cui c'è scritto catra, utero, nutra, dea del cielo, qui è stato inserito il termine pet, geroglifico del cielo, nun, le acque cosmiche. Questa leggenda contraria al senso di lettura dei geroglifici, da sinistra verso destra, questa si legge da destra verso sinistra. E ne vediamo subito, riquadro rosso di sinistra, l'immagine precedente, riquadro rosso di destra, dove vediamo sempre il nostro figuretta di faraone inginocchiato che adora, e noi di Bauer Barge ci dicono che è nel decano Sauri Kod, anche se qui lo dicono loro, perché qui è tutto a braso, non c'è più niente. Questa frase, vediamo di nuovo, kat, nun, pet, sut, cioè utero, grembo, del nun, delle acque cosmiche nel cielo, sut, l'uovo della creazione. Questa frase, ket, nut, questa, è in accordo col senso di lettura dei geroglifici, da sinistra verso destra. E lo vediamo, perché graficamente ci salta agli occhi, perché questa sembra l'immagine speculare di questa. Perché? Non lo sappiamo, però il problema sussiste. Noi che Bauer Park ci dicono Sauri Kod, sempre in quel decano, Ramses VI, sopra il re che adora. Notare che qui c'è anche questa cosa di cui non avevo potuto parlare, questo è il geroglifico di trono che è situato sopra il re che adora nella tomba di Ramses VI. Questo geroglifico è rovesciato come faraone, perché normalmente non avrebbe questo assetto. Gli egittologi dicono sì, questo teoricamente è un cerchio. In realtà loro, aiutati in questo dall'imprecisione di Bruch, ci dicono no, questo è l'emblema della pagnotta, cioè un mezzo cerchio, e l'immagine sta a identificare Iside. No, perché l'abbiamo trovato due volte che quell'immagine vuol dire proprio cerchio, lo scenù, il cerchio, l'orbita, o qualche cosa che ha a che fare comunque con l'ambito astronomico. Ramses IX, a un certo punto, sempre nel decano Sauri Kod, ci conferma riguardo il re che adora. Quindi gli egittologi hanno visto che c'è il faraone lì, ma non se lo spiegano. Ed è qui un qualche cosa, uno dice, finora io ho guardato, ho colto queste anomalie. Però, come le correlano gli egittologi? Il problema è che io mi sono accorto che dice, qui signori c'è qualcosa che non va, perché le nascondono gli egittologi. Cosa escogitano per non parlare del nulla? Delle acque cosmiche inserito in questo specifico ambito astronomico, inventano questa dizione qui, kat, 5, nut. E noi la vediamo, eccola qui, quella che vi ho fatto vedere prima, l'emblema dell'utero, delle acque cosmiche, nun con l'altra supplementare del complemento di specificazione, e l'emblema di nut. E dice, 5 dov'è? Questi signori arrivano a dire che identificano quelle quattro simboletti orizzontali zigrinati, che è l'emblema della fonetica N in geroglifico, le trasmigrano nel simbolo di una singola sbarretta, una linea non fatta a denti di sega ma linea corta, e gli attribuiscono valore numerale, da cui il nome 5, il numero 5. Però se non andiamo distanti, messi da loro, questo è, e l'abbiamo visto più volte, cos'è un numerale? Il simbolo di migliaia, K, riguarda le play, questo, tre singole sbarrette verticali brevi. Tant'è vero che questa è una versione alternativa, ripetuto tre volte il simbolo, questo invece è il simbolo singolo di migliaia con le tre sbarrette verticali. Questi signori dicono, frase sottolineata in rosso, nessuno testo ha le cinque sbarrette orizzontali che loro interpretano nel numero 5 per andare a finire qui, per dire kat 5 nut. Quindi nessuno testo ha queste cinque sbarrette orizzontali, sebbene la sistemazione nel Ramses VI con il consueto errore di, cioè formazione a denti di sega con formazione lineare, suggerisca il corretto numerale. Ora, diciamo che potrei dire il 95% di come gli egiziani scrivevano il numerale è permanentemente con sbarrette verticali brevi paralleli.
sporadicamente un 5% viene fuori con sbarrette orizzontali corte, ma è un'eccezione. Questi signori fanno di tutto per non farci cadere in tentazione di considerare questo cosa come nun, perché il nun fa parte della cosmologia, ma il nun è astronomia, no? E ripetiamo di nuovo, questa volta cat 4 nut, sì, in effetti questi sono 4, però diceva a un certo punto l'errore di 4 formazioni del simbolo M su 4 sbarrette orizzontali brevi viene attraverso lo ieratico. Cercano delle conferme arrampicandosi sugli specchi di cose che non ci sono. Ci sistemiamo adesso nel soffitto di Seti I, dove vediamo questa immagine nel quadrato, nel rettangolo giallo. Questo è un qualche cosa che riprende, ve lo faccio vedere perché poi lo vedremo anche in altro modo per capire meglio che cos'è. Qui abbiamo il nostro Sawi Kod, i due figli di Kod, i due figli del creatore. Qui abbiamo questa formazione multipla in cui c'è le Pleiadi. E qui c'è qualcosa che non va, perché noi abbiamo visto che dopo Sawi Kod, i due figli di Kod, ci sono le Pleiadi. E ma qui c'è qualcos'altro. C'è questa formazione qui, ART con questo simbolo. Marshall Gaggett ci dice che questo simbolo è una formazione, un simbolo floreale a 8 petali. Un simbolo floreale a 8 petali molto facilmente ha funzioni cosmologiche ed è il fiore di loto. C'è una nascita, c'è una creazione in questo punto? La valutazione del simbolo che poi vedremo successivamente affastella insieme in questo modo apparentemente disordinato 4 decani in un unico spazio, ma non li mette paf 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 paf, li mette alla rinfusa, addirittura li mette in questo modo assurdo dove vediamo si parte da qui, poi ci si sposta qui, si arriva qui e si finisce qui. Questo è Kod. Perché? È stato dato, secondo gli egittologi, l'interpretazione che dice sì, il pittore si è sbagliato, non sapeva cosa fare, ha cominciato con 2, poi ne ha voluti mettere 4 per una cosa di quel. Questa è l'immagine che abbiamo visto prendere lo spunto da quello che era l'immagine di Brugsch, formazione a occhiello ad ellisse lunga con una formazione ad occhiello sovrastante sovrastato da stelle. Brugsch ne metteva 12, in Seti I in realtà sono 15 queste stesse. Ed ecco l'addizione che abbiamo visto, cat, 4 volte il simbolo della nut. Abbiamo visto l'immagine di Seti I. Seti I a partire dalla 19ª dinastia. L'immagine è molto bella, molto pulita, però in realtà succede che in Seti I sbaglia, perché rispetto a quello che dicevano i faraoni ramessini, l'immagine non è riferita nel punto in cui dovrebbe essere. Se ci spostiamo sempre nell'immagine della regina Sekhnat, sempre della regina Tausert nella tomba che condivide con Sekhnat, noi abbiamo quest'altra immagine. Un po' scissa da quelli che sono l'andamento dei decani, da queste formazioni, noi abbiamo questo tipo di immagine, una formazione che potremmo definire, sembra quasi un birillo, in cui c'è un andamento fisso con un occhiello laterale e un'immagine di molte stelle raffigurata lì dentro. E l'addizione cat, nascita, nut delle acque cosmiche appartenenti nut. Questa immagine che cosa ci può suggerire? Un po' dal pubblico. Silenzio assoluto. Potrebbe essere l'immagine di una galassia. Abbiamo parlato finora che i soffitti ramessini sono soffitti di faraoni e il faraone si fa raffigurare dentro. In realtà non è sempre così, perché certi dignitari che non hanno la carica di re possono, diciamo, avere l'opportunità di mettere qualche cosa nei soffitti astronomici a patto di rispettare alcune regole molto precise, di non mettere certe cose che sono di assoluta pertinenza dei faraoni. Il re ha il potere, ha la conoscenza e ha i segreti. I dignitari sanno qualcosa, ma se anche sanno di più non devono dirlo. Ed ecco che abbiamo la collocazione del simbolo Kat, che in tutte le tombe precedenti dei sovrani ramessidi è la prima parola, il primo simbolo su in alto, in questo caso va in fondo, perché non deve avere la piena ricopiatura di quello che dicono i restissimi. Le immagini 1, 2 e 3 riprende quello che è il lavoro fatto dagli egittologi, che ci dicono, li dividono in ammassi stellari, lo chiamano stellar cluster, in cui dicono, oh, guardate, questo ne ha 3,
1, 2, 3, e va bene, ne ha 3. Poi dicono, guardate, guardate, questo ne ha 4. Notare che non viene usato la formazione a zigrinatura, viene usata questa formazione ibrida perché non possono dire e parlare del... Solo che dicono, ok, allora il numero 3, il numero 3 è 5, perché se c'aveva prima 3, poi 4, poi 5, però il problema è che ne ha 3. E come dico, si sono sbagliati, mamma mia come si sbagliano spesso questi faraò, queste divinità. Ma c'è un'altra cosa, anche il linguaggio geroglifico usato, quella di prima era di Montemente, questa qui è di Pedamenope, ma sono divinitari. Questa immagine, noi abbiamo visto che per definire il termine Kent veniva usato il simbolo delle anfore con le acque che scendono. I dignitari non possono, gli è proibito, e devono usare un termine simile per fonetica, ma non uguale come grafia, il naso. Il naso si dice Kent, come l'altro, perché certe cose possono scimmiottare i faraoni, ma non possono mettere, perché la sapienza dei faraoni è il privilegio e il segreto. Questa è l'immagine di Senenmut, un'immagine tipica di cui ha parlato tanto Roberto Giacobbo, ce l'ha fatto vedere tantissime volte. Cosa abbiamo? Abbiamo di nuovo, lui era un re? No. Aspirava a diventarlo perché era l'amante convivente della regina Hatshepsut, da cui ha avuto una bambina. Sperava, nella sua tomba c'è scritto che era conosciute tutte le l'arte e la conoscenza generale. Si voleva quasi diventare lui stesso come un faraone. E mette questa immagine che per fortuna, siccome sapete che il soffitto di Senenmut è stato intonacato, chiuso, non si doveva vedere, ed è stato un caso che quando hanno scoperto la tomba l'hanno scrostato in un punto ed è venuto fuori, allora l'hanno scrostato tutto e l'hanno visto, e per fortuna che ci è rimasto, perché qualche cosa di concreto ci abbiamo su cui lavorare su. Lui era un re? No, anche se aspirava a farlo, dignitario. Ed ecco come mette sempre il simbolo di Ket una volta, due volte e tre volte, nei punti canonici, ma spostato in fondo, perché lui non è faraone e certe cose sono privilegio solo dei faraoni. E ci mette questo, che era privilegio dei faraoni, perché negli altri dignitari non c'è. Ora, io non so se questo è stato la causa del fatto che gliel'hanno intonacato, se rientra in generale verso la damnatio memoriae che Tutmosi III ha riservato alla regina Hatshepsut e allargato poi a Senenmut. Però fatto sta che qualche cosa di strano qui l'ha messo, ma per fortuna che c'è, perché qualche cosa ci serve. Questa è un'immagine che proviene dal Ramesseo, l'abbiamo vista precedente, c'è questa iscrizione, ma lasciamo correre. Noi abbiamo visto finora che c'è una classificazione di questi pezzi di cielo, ma noi non abbiamo la classificazione nelle nostre costellazioni da capire dove dobbiamo correre. Ci viene in aiuto, come al solito, il tedesco Brusch, che fa un'analisi sinottica della parte alta, colonna di sole, la riga di sopra dove ci sono i decani, con la parte intermedia, che è tratta dallo zodiaco rettangolare di Dendera, con la parte bassa, che è dello zodiaco circolare di Dendera. Così almeno, siccome questi zodiaci sono ispirati molto all'ambito babilonese sulle nostre conoscenze astronomiche, cominciamo a capire qualcosa. Allora, noi vediamo che questo Kod e questo altro Kod hanno nello zodiaco circolare questa immagine con questo cubo con quattro serpentelli e con questa immagine qui. Mentre invece nello zodiaco rettangolare abbiamo questi due bambini, che in realtà è Horus giovane, potrebbe essere anche Nefertum, sul grambo di loto, sempre abbiamo detto a funzione cosmologica, si mette il dito in bocca come Apocrate della tradizione ermetica gnostica. Allora ci spostiamo in un ambito dello zodiaco rettangolare, dove cominciamo a capire qualcosa su come le conosciamo noi le costellazioni. Ed ecco questa figura qui, nel quadro rosso, che è situata tra il toro e l'ariete, con questi due simboli che abbiamo visto in precedenza. Ci spostiamo nello zodiaco circolare di Dendera, dove abbiamo un assetto quasi più planetario, dove vediamo che questo strano cubo con i quattro serpentelli che cosa sorveglia? Sorveglia questa porzione dell'ariete, la porzione dell'ariete prospiciente il toro. Questa è tratta dallo zodiaco di Esne A, situato a 2,5 km dalla vecchia città di Esne. Nel 1843 purtroppo è stato distrutto per farne un canale, una cosa da urlo. Noi abbiamo questa raffigurazione che è l'unica cosa rimasta molto studiata dagli scrittori e dagli studiosi, che è della spedizione francese. Vediamo una serie di cose molto interessanti. Vediamo Horus sopra il bocciolo di loto
E poi questa figura qui, questa figura in questa specie di nicchia, di naos, di pseudo-tempio, è una figura mummiforme che tiene questa specie di scettro con delle cosettine qui sopra molto strane. E questa divinità presiede questa parte, la parte terminale dell'ariete in prossimità del toro. Questo qui è Ptah. Il Ptah è il dio della creazione, della cosmogenesi, secondo la metodica del, diciamo, del Basso Egitto, della regione del Delta. Qualche cosa di interessante la troviamo anche con questa figura molto strana, che è il serpente alato Khemateph. Normalmente, se noi guardiamo qualsiasi mappa stellare, tra quello che c'è tra l'ariete e il toro non c'è nulla, il buio. Eppure gli egizi qualcosa ci mettevano. Questo qui ha molto l'immagine di essere Khemateph. Poi abbiamo quest'altra situazione con i due occhi di Horus e sette stelle, molto presuntivo di essere le Pleiadi, e questa immagine a cerchio di 15 stelle, sempre indicativo di questa porzione del toro. Certi tipi di immagini subliminali, peraltro, sono arrivate anche al periodo romano della dominazione. Questa è la tomba di Petosiris, addirittura siamo dopo Cristo, tra il 54 e l'84 dopo Cristo. Noi vediamo una serie di costellazioni: Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli. E questo qui che cos'è? Questo qui non c'è. Non c'è un'altra costellazione tra Ariete e Toro. Se noi lo vediamo un pochino meglio, vediamo che è l'immagine a mezzo busto di una bella signora, presumibilmente bionda, questo tipo di tratteggio. Cosa ha sulla testa questa signora? Al simbolo di Horus, il simbolo dell'occhio. Il simbolo dell'occhio è un altro dei simboli che hanno a che fare con la creazione, con la plasmazione di determinate cose, tra cui anche l'uomo, perché ricordiamo che l'uomo, secondo alcuni miti cosmogonici, è stato creato dalle lacrime dell'occhio di Ra. Abbiamo finora parlato di periodo tolemaico, di nuovo regno, c'è qualche cosa a livello anche dell'antico regno. E noi sappiamo che abbiamo visto in precedenza, tutto diverso, no, sostanzialmente tutto uguale, c'è qualche cosa di diverso. Qualche cosa di diverso è la comparsa di questo simbolo che è situato tra quella che troviamo all'estrema destra, cioè il Sauikod, con quella che troviamo in questo punto, cioè le Pleiadi. Questo. ART è questo simbolo di questa strana stella a 6 punte, che non è una stella normale a 5 punte egizia, è un'immagine di questo tipo. E noi vediamo che richiama molto, questo è Sauikod, il soffitto di Seti I, è particolare quello che vi ho fatto vedere per i grandi. Sauikod, Kau, le Pleiadi, che troviamo qui in basso, e ART, e questo è il simbolo. Il bocciolo di loto che richiama questo aspetto. E uno dice, c'è un decano strano, un decano che prima non c'era, forse perché prima si vedeva, adesso no. Vediamo un tipo di immagine grazie all'aiuto di questo egittologo che è Petrie, uno dei più importanti studiosi di egittologia inglese. Lui ha studiato le costellazioni, ha fatto dei disegni personali, il tratto è quello che è, perché lui non era un disegnatore provetto. Ha fatto un excursus a quelle che sono le costellazioni di una certa porzione di cielo. Ecco, così vediamo all'estrema sinistra Sofdet, Sirio, Sau, Orione, Sor, che è una traslitterazione di Sar, che è il nome con cui era noto Aldebaran, questa stella qui, questa formazione a V sono le Iadi, qui ci sono le Pleiadi, ben chiamate Thousands, migliaia, poi abbiamo il gigante e abbiamo la Anatra, Gus. E poi cosa abbiamo? Cos'è questa cosa? È quello che abbiamo visto prima, il decano scomparso, che dall'antico regno non c'è più. Estrapolando dal discorso tirato fuori da Petrie, abbiamo una classificazione delle stelle che compongono questa costellazione. In realtà le pagine Ruff e Pog non sono del tutto d'accordo con Petrie, perché dicono, secondo loro, che l'Oca, che c'è, è situata più nella parte alta, di sopra dell'eclittica. L'eclittica, ben inteso, è quella linea tratteggiata che vediamo passare tra le Pleiadi e questo simbolo. Se ci ricordiamo un attimo quello che abbiamo visto a proposito del disco alato dei babilonesi, questa immagine messa in quel posto lì, e io non so perché Petrie l'abbia messa lì, c'è una correlazione, perché questa immagine è a destra e in basso rispetto alle Pleiadi, cioè dove era il disco alato dei babilonesi.
le costellazioni, che, cioè le stelle che io ho messo, sono quelle che presuntivamente si sposano di più. Questa è un'immagine che parla appunto della costellazione di APD, APED, che come veniva chiamata questa costellazione? Goose o Duck, Oca o Anatra. Ne parla Bruce, per forza ne parla. Bertheuger, l'uccello, Gans, punto interrogativo, Oca, divise in tre con le varie decani. Questa è un'immagine tratta da Carlo Gallo che ci porta un confronto tra quelli che sono i decani e quelle che sono le costellazioni. Ho parlato, i decani sono nella parte bassa, le costellazioni sono un pochino sopra. Comunque vediamo testa dell'uccello, Tepenapel e Kefetfef, cioè la sua parte posteriore. Drake Bauer Parker ci dicono Sakod, che loro chiamano Siket, facendo un erroretto ma non stiamo a dire, e questo è il toro. Quindi noi vediamo che quelle immagini oscillano sempre tra toro e ariete, un po' più avanti, un pochino più indietro, però il concetto è sempre quello. Ribadito da un'altra tavola di noi di valutare. Ci concentriamo adesso su questa cosa, se ne è molto, per fortuna che c'è. Noi abbiamo questo assetto a tre stelle in diagonale con una a sinistra lievemente più alta. L'immagine di Bruce ha copiato anche l'abrasione, identifichiamo qui che c'è una stella. In realtà a questo punto notiamo che le stelle sono 5, tracciano una formazione grossolanamente a Z, 1, 2, 3, 4 e 5. Individuiamo nello spazio un qualche cosa che ha a che fare con una formazione a 5 stelle staccate, da notare che prima parlavamo di stelle molto ravvicinate tra loro, molto piccole e molto ravvicinate, qui sono stelle più grandi e più staccate, e questo non è casuale, perché quando si parla di Kat, Nun, En, Nut, si parla di qualcosa che è perso nello spazio profondo. Questa cosa qui fa parte della volta celeste, quindi io riesco ad individuare le singole stelle e lo spazio che c'è tra loro. Ed ecco dove può essere. 1, 2, 3, 4 e 5. Siamo nella testa di Cetus, nella testa di Tiamat, nella testa dell'Eviatar. Ed ecco la stessa immagine con l'attribuzione delle 5 stelle che abbiamo trovato prima. Guarda qua, ecco di nuovo com'era una raffigurazione pseudo-allegorica della costellazione di Cetus, la testa di Tiamat. Tra l'altro nei miti babilonesi viene scritto che Marduk spacca la testa in due di Tiamat, la apre e con una parte fa una cosa e con la parte fa l'altra, quindi la testa di Tiamat ha valenze cosmologiche molto forti. Ma cosa vediamo? Questa immagine centrale è nell'occhio. La stella Nun Cheti è situata nell'occhio. E allora quell'immagine che abbiamo visto prima potrebbe essere con una raffigurazione allegorica di un occhio. Questa è una mappa stellare in cui io ho posto l'immagine precedente, ho fatto artificiosamente la formazione a occhio, ho identificato, non è detto che sia così, che traccia una direzione, che tra come se fosse una specie di mappa, e qui ho posto il luogo esattamente dove Pitri ha posto questo simbolo e l'ho interfacciato con quello di Seti I, il decano dimenticato a Ret, è situato in quel posto. E ci sono dei valori trigonometrici di deviazione da questo assetto abbastanza precisi. E questo potrebbe essere un qualche cosa che riassume un po' la faccenda. Questo andamento della linea verde descrive quella che potrebbe essere presuntivamente la zona del Nun, delle acque cosmiche celesti. Ecco di nuovo Kat Mut Nun, che è situato nella stella Nun Cheti, ed ecco questa formazione Kat Nun En En Nut situata in questo punto. Queste sono le Pleiadi, l'immagine precedente. Affermazione che piacerebbe molto a Pinotti, siamo arrivati quasi in conclusione. Lo stesso Bruce, nella parte finale del suo testo, dice delle cose che lì per lì, dicevo, io non ho tanto capito, mi sono fatto aiutare nella traduzione in tedesco, perché è un testo che dice, non credendo ai miei occhi. Ecco cosa dice, pagina 176. Questo gruppo di stelle vaganti, in geroglifico Sekhod, si rivolgono verso le loro città o stazioni, Staten und Oder Station. Le Demao, città dei decani, si riferiscono evidentemente alle stazioni degli stessi nel cielo astronomico. La stessa cosa compare spesso nelle iscrizioni come un territorio connotato geograficamente, costituito da terre, Landern, circondato da mari, Meren, attraversato da fiumi, Flüssen, e canali, Canalen, coperto da città, Staten, case, Hausen, alle quali permettono
l'accesso portali particolari, besondere tore, in geroglifico svect, e diviso in distretti o province, salti, quali corrispondono ai nomi, cioè in termine tolomaico attribuito alle suddivisioni territoriali dell'antico Egitto, diversi da questa suddivisione soltanto il numero di 36. Tale ripartizione richiama alla memoria il numero dei 36 dettagli. Ecco la frase, sottolineato in rosso, Mere, Flüssen, Canale, Staden, Hausen, Besondere, Tore. Il termine usato geroglifico vediamo scritto Svecht. E allora andiamo a vedere cosa dice Svecht. Svecht vuol dire gate. Ben inteso, non solo porta, ma vuol dire gate. E parlando di una definizione celeste, potremmo fare la frase fatta Sky Gate o Staten Gate. È solo un film? Così continua il testo. Così c'era, secondo la raffigurazione delle tombe reali di Tebe, uno Wad Ur Yamet, mare dell'est, Östliche Meer, uno Wad Ur Meket, mare del nord, Nordliche Meer, uno Wad Ur Amenti, mare dell'ovest, Westliche Meer, nel cielo, non sulla terra, Am Himmel, nel cielo. Da ciò anche il tema della parola che poi vedremo, Nun, Kasset, Achet, Metet, Pet, acque delle terre straniere del luogo luminoso settentrionale del cielo, del Nevasher, del Adar, del Nöbit, nel site del Sinai. Sopra il sito del Borsa Maggiore. Ecco il testo, la parte bassa, parte da qui, ve la risparmio, ve l'ho già fatto vedere prima. Ai paesi della geografia celeste, l'Andern des Himmelsen Geografie, cioè quello che dicevo prima in tedesco, appartenevano per esempio Punt, Utent, Knemer, Taneternetet, la terra settentrionale degli dei, ed altri nomi che corrispondono alla geografia terrestre. Quindi quando noi sentiamo parlare di come sopra così sotto, e come sotto così sopra, qui ci sono le prove. Il testo di Brugsch è del 1883, quindi non siamo su suggestione della Zeccaria Sicina, Fondani, che no, Peter Colosimo, queste cose erano di uno studioso serio e tendenzialmente anche abbastanza affidabile. Ecco così una celeste Iuno o Heliopolis, che comprende una Chet Yabet Iuno, luogo di luce orientale, ed una Iuno a Chet Amenti, luogo di luce occidentale, ed altri spesso menzionati. Quindi 36 nomi celesti, queste 36, corrispondono a qualche cosa che c'è realmente nel cielo, che è stato nominato. Questa è una cosa che ho fatto vedere l'anno scorso, il punto è lo stesso. Cos'è? È questo un mistero. 3C79, una galassia. Galassia ai confini della costellazione dell'Ariete e del Toro, persa nello spazio profondo. Com'è fatta questa galassia? È così lontana che non abbiamo immagini grafiche visive. Queste sono immagini di una in radiofrequenza, depurate con successivi filtri fatti da Hubble, in cui è situato da una galassia principale grande e da una galassia ospite che ruota a pochi gradi di deviazione. Immagine grande, immagine piccola. La stessa immagine di Seti I. Possibile? Forse. Grazie. Grazie Massimo. Questo studio è talmente minuzioso e talmente, come dire, minuto proprio, che lo sta impinguando anno dopo anno. Ho l'impressione che poi alla fine ci farei il libro. Bene, grazie.